In Europa c'è una grande realtà che spesso è invisibile o comunque si camuffa nella vita delle nostre città e dei nostri luoghi europei ed è la realtà dei senza tetto. Si stima che in Europa siano circa 700.000, 50.000 in Italia e la cosa drammatica è che sono aumentati in 10 anni del 70%. Naturalmente sono cifre difficili da contare in modo preciso perché si tratta appunto di una realtà che si mimetizza e noi non ne conosciamo le esatte dimensioni. Però questo aumento così alto ci fa capire come il nostro sviluppo, la nostra crescita genera molte povertà, genera molta esclusione. E la drammatica vicenda del Covid, nella quale siamo ancora immersi anche se intravediamo una luce in fondo a questo tunnel, ha aumentato a dismisura. Ci sono nuovi poveri, ci sono persone che vivevano nella soglia di povertà, vicino alla soglia di povertà, che sono caduti terribilmente sotto questa soglia, che hanno perso la casa e l'alloggio, noi diciamo, in Europa dovrebbe essere un diritto umano fondamentale. Ecco perché c'è una forte sensibilità, oggi più che in passato, a fare politiche che vadano incontro a questo tipo di realtà, a questo tipo di bisogno. L'Europa dà delle indicazioni, l'Europa dà delle risorse, dei progetti accessibili agli Stati membri, alle realtà locali, alle regioni, ai comuni, penso al Fondo Sociale Europeo, penso a EASI, che è un programma proprio per l'inclusione sociale. Ma quello che mi interessa qui dire non è tanto la spiegazione dei progetti che gli amministratori, le ONG, le associazioni conoscono e che possiamo far conoscere anche di più. Mi interessa sottolineare come questa nuova Europa, che è nata nel mezzo della pandemia, che ha voluto investire con un debito comune europeo, con uno sforzo diciamo comune, che prefigura un'Europa più comunitaria e meno intergovernativa, è un'Europa che vuole anche introdurre una forte dimensione sociale nelle sue politiche, riscoprire la sua anima sociale. Quindi transizione verde, digitalizzazione, ma anche contemporaneamente e non dopo inclusione sociale. Dobbiamo ipotizzare un modello di sviluppo che non generi più tante differenze, tante atroci diseguaglianze, fino appunto alla crescita enorme di una povertà estrema, quella povertà che ti fa vivere per strada, che ti fa vivere sotto a un ponte e che ti impedisce di avere un rifugio, un tetto sopra la testa per te e la tua famiglia. Allora io credo che con lo sviluppo del pilastro sociale, tocco solo alcuni punti delle nostre politiche sociali, il pilastro dei diritti sociali, che riguarderà anche il reddito minimo, che riguarderà i bisogni sanitari, ma deve riguardare anche la lotta alla povertà in tutte le sue manifestazioni. E sottolineo qui la povertà educativa dei bambini. Ci sono bambini in Europa che non mangiano abbastanza e questa è una vergogna per noi europei che parliamo di diritti e che crediamo nei diritti e che non hanno neanche, diciamo, il soddisfacimento di quel bisogno educativo che è un diritto per crescere in modo sano e in modo, diciamo, socialmente positivo. Per questo dobbiamo impegnarci. Penso a tanti altri strumenti e ad altri che potranno anche con la prossima attività dei prossimi 7 anni che parte adesso con l'approvazione del bilancio pluriennale potranno essere in qualche modo messi in campo, proprio per dire che l'Europa si sente impegnata a combattere questa piaga che è qualcosa di vergognoso per una realtà come l'Europa che crede ai diritti, dove noi diciamo che l'alloggio è il diritto umano basilare come tanti altri e quindi è necessario davvero un grande sforzo perché si riduca oppure si riesca davvero a sconfiggere definitivamente questa vergognosa realtà sociale. Anche l'Italia, che ha tante sensibilità, oggi deve essere in prima linea su questo punto. Io faccio appello non solo alle autorità locali, che so essere sensibili in molti casi, ma anche, penso alla città di Milano che fa moltissime cose, ma anche a tutto il mondo del privato sociale, quell'economia sociale che si fa volontariato, si fa impresa sociale quando deve intervenire in modo anche organizzato, si fa associazione e che vuole condividere i bisogni. In tempo di Covid dobbiamo riscoprire più solidarietà, non più egoismo. E questo tema, tra i tanti, è uno di quelli che ci deve vedere più impegnati e più attivi. La vediamo come, non so, come un cimitero, ecco, brutto, freddo, spento,
magari vedevi qualche persona che conoscevi a cui gli sofferte, magari qualche amicizia che magari salutava, con cui facevi due chiacchiere. Era pure bello, per il calore e l'affetto che si dimostrava. Adesso, con questo coronavirus, è tutto così tetro, così chiuso, così cupo. Non ha vita Milano senza la sua gente. Prima mi alzavo, per esempio, quando c'erano le persone in giro, prima del coronavirus, e chiedevo un'offerta, chiedevo le sigarette, con il cappello appoggiato sul pavimento, e adesso invece non posso farlo più. La città di Milano ha un numero variabile di persone senza casa che va dai 2.000 ai 2.500, alle 2.500 persone. Questo evidentemente dipende un po' dai periodi e dalle situazioni. Nel tempo abbiamo progressivamente stabilizzato i posti definitivi permanenti, che sono fondamentalmente la premessa all'ottenimento anche di una casa. Sono diverse le situazioni ormai di persone senza dimora, ex senza dimora, che attraverso un percorso di accompagnamento e affiancamento sono arrivate a far domanda di casa popolare e l'hanno ottenuta. Questo ci sembra uno dei percorsi possibili, forse il più interessante da mettere in campo. Durante il momento del freddo esiste poi un piano emergenziale, cosiddetto piano freddo, che aumenta i posti stabili, che sono circa 800, fino a farli arrivare a 2000. Vengono riempiti progressivamente, non sempre si arriva al completamento. Questo serve in particolare nella stagione più rigida a fare in modo che le persone che vivono per strada vengano aiutate, ascoltate e anche, come dire, sostenute nella fase poi di avvicinamento che li porta, nei casi migliori, ad essere ospitati in strutture collettive, appunto, di ospitalità. Quello che è successo quest'anno con il Covid è stato un doppio effetto. Da un lato, nella fase più cruda, diciamo, del lockdown, quindi dal mese di marzo al mese di maggio, sono rimasti molti di loro chiusi fuori, e cioè le persone si erano ritratte in casa, i commercianti hanno interrotto le loro attività e tutto questo ha reso complicato per le persone senza casa la vita fuori, nella città, perché appunto la rete di sostegno informale che consentiva loro di poter avere un servizio igienico, una colazione offerta, nei fatti si è interrotta e quello che è accaduto è che molti di loro sono rimasti fuori casa e fuori città, nei fatti da soli. Abbiamo cercato di aiutare le persone estendendo il servizio solo notturno, includendo quindi anche invece quello giornaliero, con il pasto incluso. E questo, devo dire la verità, ha tamponato una situazione altrimenti sicuramente più complicata e critica. Quest'anno siamo ripartiti con il mese di dicembre con il piano freddo, che adesso è in atto ed in corso. Diversi di loro tendono a non volere entrare in struttura. Questo ha a che fare con un'abitudine che per alcuni ormai è legata al fatto che vivono la strada e difficilmente si sganciano da queste. Per questo motivo abbiamo un intervento integrato tra le politiche sociali e le politiche della sicurezza locale. Nell'altro caso invece è successo che persone che sono state colpite a causa dell'emergenza Covid sul tema del lavoro e della casa, non riuscendo più a stabilire quello che nei fatti accadeva nella fase precedente, quindi un reddito, una capacità di risparmio e la conseguente capacità di risolvere autonomamente il tema della casa e anche della sopravvivenza delle loro famiglie, si sono ritrovate in alcuni casi per strada. Per queste persone l'idea di andare in struttura è come dichiarare ormai fallimento, quindi tendono a resistere all'idea che la loro vita non possa invece ritrovare un punto di riscatto, un punto di risalita, ed è per questo motivo che faticosamente accettano che la struttura di ospitalità e di accoglienza possa essere, anche se transitoriamente, una risposta a questo momento di difficoltà. E ci sono state delle differenti situazioni che abbiamo dovuto gestire. Una di quelle è stata proprio il fatto che alcune realtà di volontariato hanno interrotto la loro funzione, in particolare le unità di strada che escono tutte le notti per avvicinare le persone senza casa che restano appunto fuori.
Alcuni hanno, come dire, proseguito la loro attività in modo coraggioso e determinato, per altri invece è stato più complicato procedere nell'attività di volontariato e di ascolto di queste persone. Va anche detto che c'è stato un cambiamento nella popolazione volontaria. Molte di queste inizialmente erano persone, potremmo dire, over 65, quindi un po' su con l'età, che nel momento del Covid hanno preferito restare in casa ed essere più protetti, e sono state sostituite dalla popolazione invece più giovane, che in una situazione, come dire, di grande emergenza e necessità, sentito questo tipo di richiamo e hanno quindi avviato un percorso di volontariato su un settore che è un settore estremamente delicato. La stessa popolazione ha visto nelle persone senza dimora forse un elemento di rischio in più rispetto al tema della pandemia e del contagio, e questo non ha sicuramente aiutato quella che invece è una tradizionale forma di accoglienza, ospitalità o anche di sola tolleranza rispetto alla presenza delle persone che restano fuori, appunto, in strada. In questo momento la situazione, diciamo, di gestione dell'emergenza abitativa del senza casa, che si somma all'emergenza sanitaria, rende l'attività un pochino più lenta e un po' più complicata anche per l'amministrazione. Stiamo sciogliendo una serie di nodi con le strutture sanitarie, in particolare con ATS, piuttosto che con gli stessi centri di ospitalità che sono oggi disciplinati da una regola un pochino più rigorosa che va rispettata. È successo così nella fase, diciamo, di primo lockdown, in cui abbiamo dovuto alleggerire le strutture di accoglienza tradizionali. Si pensi a Casa di Annacci, che è la più grande struttura europea pubblica di accoglienza dei senza casa, piuttosto che non, appunto, oggi a dover ridurre i numeri delle persone ospitate per ragioni legate, appunto, ai rischi di contagio. È stata gestita in un modo, direi, decoroso e dignitoso la prima parte. Ci stiamo adesso organizzando per gestire in modo altrettanto rispettoso anche questo secondo momento di ondata. Ha cambiato tantissimo, perché all'inizio neanche potevano uscire, li avevano bloccato. Adesso piano piano stanno uscendo, però non portano roba calda perché non si so se non ce la possono fare per questo dei blocchi, queste cose, no? E portano un sacchettino con mangiare lo stesso, non c'è il vestito normale, bueno, l'altro giorno hanno portato, però non è il servizio come prima, capito? Era più completo. Però intanto ci arrangiamo anche da mangiare e tutto, no? Con loro. Stavo lavorando, ho rimasto senza lavoro, non mi hanno pagato come mi hanno pagato, e è stato figlio che è riuscito nell'appartamento che ero, e dopo è rimasto fuori. Ho trovato più lavoro, ho iniziato il coronavirus anche dopo, tutto un casino. Uno dietro l'altro, è più difficile tutto, per farsi bagni, per mangiare, per trovare la via d'uscita di stare nella strada, no? Si è complicato tutto di più, però sì. Speriamo che finisce presto per poter andare avanti, e questo non è vita per nessuno. Il rapporto con la città è zero, perché anche noi che stiamo qui facciamo anche la quarantena, stiamo qui tutto il giorno, non si vede gente quasi, ma adesso un po' di più già che sta... Stanno aprendo un po' di cose, no? Pulendo, però il resto della quarantena da soli è lo stesso che una persona che sta a casa, però noi qui, senza muoverci, non si vede nessuno, da soli, è tutto diverso. Almeno quando c'era il negozio aperto, anche c'era la carità delle persone, magari che te la sentra nel bagno, o questo, l'altro, capito? Però adesso niente di niente, perché è tutto chiuso. C'era un secchio, la tenda, e faccio lì, mi pulisco con i servietini medicati e lo butto la spazzatura. E grazie a Dio che c'ho la tenda, che le persone che neanche quello, capito? È difficile, è molto difficile. Dovrei aver messo magari algun bagno di questi chimici, qualcosa, però non hanno fatto niente. Si hanno dimenticato delle persone della strada, si hanno dimenticato proprio. Hanno pensato le persone in generale, tranne le persone che stanno nella strada. Ma i giornati che magari vengono 4 associazioni e dopo sono 2 giorni che non viene nessuno. Dipende, capito? Magari fai pranzo, non fa cena, o al revés, non fai niente in tutto il giorno e fa la cena. Abbiamo delle persone che magari mettiamo un po' da parte quello che portano e amministriamo un po' il cibo che teniamo. Prima c'era un'organizzazione, un giorno veniva uno, altro giorno veniva un altro, magari in una giornata arrivavano 2, capito? Per adesso, secondo, le lasciano a loro anche uscire, come puoi fare, no? Capito? Però l'organizzazione manca, veramente che si manca abbastanza, perché magari hai giornate che viene in 4 situazioni e dopo stai 2 giorni che non viene nessuno. Allora, per noi è difficile,
non è che un giorno ti riempiono di mangiare e al giorno dopo, due giorni dopo non ce l'hai niente. Però è delle volte che sembra che siamo noi che ce l'abbiamo il virus, capito? Perché le persone che ti guardano come che sei te che ce l'hai, quello. Noi siamo persone come le altre, capito? Abbiamo la stessa paura, ci prendiamo le cure come possiamo anche per non prenderci questo, no? E anche noi abbiamo paura di questo, però andiamo avanti. Io penso che si stanno tutte queste restrizioni di un metro, di no agglomerazioni, no? In queste mense passano al giorno 900 persone minimo. E non c'è organizzazione nessuna, pulizia quasi nessuna. Io preferisco per mia salute di non ci andare a quel posto, capito? Passano tantissime persone al giorno. E penso che è un posto dove c'è più rischio di contaminarti, capito? Però con rispetto, io rispetto agli altri, si vogliono andare giusto, no? Devono mangiare, devono trovare dove, però io no. Io mi ho fatto la quarantena proprio qui dove sono. Prima, quando si poteva fare uso della cucina, cucinavamo anche piatti caldi, quindi tipo lo spezzatino di pollo, sempre così, non crea problemi religiosi a nessuno, oppure, e quindi davamo questo tipo di cena, diciamo, migliore. Però visto che adesso c'è un discorso ovviamente di massima attenzione alla sicurezza e all'igiene, tendiamo appunto a preparare sostanzialmente sacchetti con generi alimentari già preconfezionati. Molti si appoggiavano anche a negozi, bar, ristoranti che a fine giornata distribuivano gli alimenti che gli erano rimasti invenduti e quindi molti di questi giustamente li davano ai senza tetto che conoscevano della zona. Tutti questi esercizi sono chiusi, per cui loro non hanno più possibilità di beneficiare di questa distribuzione serale. In più l'altra fonte, diciamo, di sostentamento era data dalle elemosine che a vario titolo riuscivano a prendere dai passanti, e adesso, visto che non c'è più assolutamente nessuno in giro, anche questa fonte, diciamo, di reddito, se vogliamo chiamarla così, non c'è più, è preclusa. Quindi è una situazione veramente particolare, perché loro si trovano da soli in una città chiusa e anche quelle fonti che prima gli davano in qualche modo delle certezze per la cena, più che altro perché pranzo ancora ci sono le mense, ma adesso per la cena hanno molte maggiori difficoltà. Oltretutto in questo periodo diverse associazioni per motivi di sicurezza personale hanno momentaneamente sospeso la distribuzione e quindi anche loro che erano abituati magari a vedere certe persone che la sera gli portavano comunque qualche cosa, ecco, molte di queste associazioni hanno temporaneamente smesso, quindi a maggior ragione si trovano veramente in grossa difficoltà. Nel tempo, soprattutto andando a trovare sempre queste persone tutte le settimane e soprattutto quelle che non si muovono, si crea oggettivamente una relazione di conoscenza che diventa di fatto una relazione anche di amicizia. Quindi in questo periodo dove tutti quanti sono preoccupati, queste persone ovviamente a maggior ragione si sentono, diciamo, un po' deboli e quindi a maggior ragione si ha la voglia di andarli un po' a trovarli per scambiare due parole, per così confrontarsi un attimino, per capire anche qual è la verità vissuta da parte di coloro che vivono per davvero per strada. Passare la sera di fianco a tutta la zona centro, Piazza Duomo, illuminata, bellissima, ma tragicamente e giustamente vuota. Sembra una scena teatrale in cui ci siamo noi e senza tetto, quindi diventa una relazione ancora più stretta. Noi poi organizziamo una volta al mese o due mesi un pranzo domenicale e lo facciamo con queste persone invitandole, diciamo, negli spazi dell'oratorio dove possiamo fare questo pranzo,
facciamo tutto questo con una cura come se fosse appunto un pranzo di Natale, no? Quindi con i piatti in ceramica e i bicchieri di vetro e quant'altro. E questo possono sembrare banalità, piuttosto che appunto anche il tavolo rotondo per cui tutti quanti ci guardiamo in faccia. Sono dettagli che però fanno capire la volontà di mantenere una relazione di tipo familiare con queste persone, perché molto spesso queste persone hanno bisogno di avere qualcuno con cui parlare, perché poi si dice senza tetto, ma in realtà diversi di loro un tetto ce l'hanno, però vivono una loro solitudine, e quindi il fatto di venirci a trovare e noi a trovare loro è anche per avere l'occasione di parlare con qualcuno a cui loro danno fiducia. Siamo in un emporio della solidarietà che ha visto raddoppiare le persone che si sono rivolte a questi servizi. È un servizio che cerca di offrire i generi di prima necessità, da quelli alimentari a quelli dell'igiene personale o anche a materiale scolastico, in maniera gratuita alle persone che ovviamente non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese, che sono in situazioni di forte povertà e che hanno bisogno di questa situazione, questo aiuto. Noi cerchiamo di dare un aiuto che deve essere temporaneo, cioè cogliamo l'occasione attraverso la rete dei centri di ascolto di un aiuto immediato, ma immediatamente cerchiamo di capire quali sono le cause che hanno portato queste persone ad rivolgersi alla Caritas, e insieme cerchiamo di trovare delle strade, dei percorsi per uscire dalla povertà. Noi siamo contenti non perché diamo più pacchi viveri, diamo più aiuti materiali, ma siamo contenti quando attraverso questi aiuti si riesce a riattivare la persona per arrivare a un reddito sufficiente e a una situazione di maggiore dignità. Come Caritas Ambrosiana abbiamo incontrato molte persone che si sono impoverite a causa del lockdown. Naturalmente tra queste si sono confermate persone che già conoscevamo e che avevano delle grosse difficoltà, vivevano in povertà estrema. Tra queste, persone senza dimora che soprattutto nel primo periodo del lockdown hanno vissuto una situazione di invisibilità, una situazione di forte difficoltà, anche perché non avendo una casa non potevano ovviamente stare a casa come erano indicate dalle autorità. Qualcuna di queste è stata addirittura denunciata e ha ricevuto un provvedimento di diffida perché appunto non stavano nelle case. Come Caritas abbiamo cercato appunto di farvi fronte, e sono nate anche delle collaborazioni con le istituzioni, col comune, e tutto questo ovviamente ci preoccupa perché appunto si sono affacciati ai servizi della Caritas o ai servizi comunali persone che mai si erano ritrovate in una situazione di forte precarietà, addirittura di situazione di strada piuttosto che di completo abbandono, che ha fatto emergere appunto una situazione in una Milano che appunto si riteneva immune un po' da queste realtà, aveva anche un piano freddo, un piano di accoglienza di queste situazioni molto organizzato, ma è stato messo a dura prova in una situazione di questo tipo. La pandemia ha condizionato il nostro lavoro, nel senso che oltre all'aumento di aiuti che abbiamo dovuto garantire, ci sono stati dei volontari che ovviamente hanno dovuto tutelarsi, soprattutto gli ultra 65 anni, e quindi hanno dovuto in qualche modo interrompere il loro servizio, ma allo stesso tempo abbiamo registrato una forte disponibilità da parte dei giovani soprattutto, ma anche di persone di mezza età che appunto potevano in questo momento di blocco dare una mano, fare un servizio volontario nei nostri servizi, e quindi i nostri servizi non si sono mai interrotti e hanno anzi garantito quella prossimità che comunque era da garantire in una situazione come questa. La presenza di persone senza fissa dimora credo che sia un po' connaturata con l'esperienza delle città, di tutte le città del mondo, e quindi evidentemente anche Milano non fa eccezione, anche perché
credo la risposta anche in termini di accompagnamento, di accoglienza, sia fonte di sostentamento per quanti non hanno alternativa. La popolazione delle persone senza fissa dimora è molto variegata, ce ne sono storie diverse, differenti, e ciascuna poi ha un percorso che ne caratterizza anche un po' la presenza in città. Ci sono persone che da tanti anni ormai hanno scelto la strada anche un po' come un'alternativa di vita e spesso difficilmente si fanno aiutare o avvicinare, altre invece non hanno trovato nessun'altra alternativa e laddove invece vengono avvicinati e vengono portati in un percorso di recupero sono disponibili anche a un'interlocuzione. Evidentemente c'è anche un tema legato alla sicurezza dei luoghi e sicurezza delle persone, soprattutto laddove c'è un'alta concentrazione di persone senza fissa dimora è necessario intervenire anche per evitare che alcune situazioni possano degenerare. Sia la polizia locale che le forze dell'ordine hanno un po' il compito intervenire senza che ci siano delle eclatanti azioni di forza, anche perché spesso le azioni di forza lasciano un po' il tempo che trovano, posso avere una cassa di risonanza mediatica negativa o positiva a seconda di come l'opinione pubblica in quel momento recepisce la notizia. Io credo che però dal punto di vista della risoluzione positiva del tema siano poco efficaci. Diverso invece è appunto un intervento costante che faccia sì che il fenomeno non degeneri mai, che laddove ci sono persone che hanno tendenza a bere, ad abusare di sostanze o che comunque hanno dei comportamenti lesivi per sé e per gli altri, trovino comunque un argine da parte delle istituzioni, appunto perché la situazione non diventi mai fonte di pericolo appunto per altri. C'è un tema evidentemente legato anche a un contesto di degrado sociale, lo vediamo spesso anche quando alcuni giornali titolano in maniera abbastanza eclatante mostrando fotografie di persone che dormono sotto i portici o montano le tende o i cartoni per proteggersi. Evidentemente interveniamo anche da questo punto di vista senza degli eccessi clamorosi, anche perché chi ha fatto una bandiera del portare via gli oggetti alle persone senza fissa dimora dimentica di raccontare cosa succede il giorno dopo a queste persone che nuovamente si troveranno a collezionare oggetti e materiali di recupero. D'altra parte effettivamente laddove ci sono delle situazioni che tendono a incancrenirsi è necessario intervenire anche nell'interesse delle persone stesse. La sinergia fra le politiche sociali e le politiche per la sicurezza credo che sia un po' il percorso virtuoso che ci permette di dare allo stesso tempo un argine perché non ci siano eccessi e pericoli e dall'altra parte un aiuto soprattutto a chi è più disponibile a recepirlo. La pandemia e la diffusione del contagio ha complicato quello che è stato il rapporto degli operatori con le persone senza fissa dimora e ha complicato anche i percorsi che evidentemente avevano in ospitalità comunitarie e collettive la possibilità appunto di dare un rifugio. Ha chiesto un'attenzione in più e quindi tutti gli operatori che sono in strada ed erano in strada durante il lockdown anche per attività diverse evidentemente sono stati protetti con dispositivi di protezione e quant'altro. Ovviamente è stato necessario un'attenzione in più, penso a Casa Iannacci che durante il Covid abbiamo provveduto anche a compartimentare, come ci siamo detti, quindi a suddividere le persone ospitate in gruppi più piccoli, dislocandoli anche in strutture diverse in modo tale che non ci fosse una diffusione del contagio all'interno di queste comunità che in ogni caso hanno delle fatiche anche di salute che quindi li espongono maggiormente a quelli che sono i rischi di una bronchite, di una broncopolmonite evidentemente anche del Covid. C'è stata una grande disponibilità da parte degli operatori sia del mondo del volontariato che delle associazioni oltre che degli operatori della pubblica sicurezza e della polizia locale. Evidentemente abbiamo avuto un po' di difficoltà complessiva nell'impostare dei percorsi di avvicinamento che fossero in sicurezza per tutti.